Prophecy. Bravo. Questo qua. Perché ogni volta devo dire nome di un canale, un nome più semplice, mi trovi il canale tuo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ancora a un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo qui insieme a Kernan. L'hai detto bene stavolta. Ha detto bene? Sì. Che avevi un canale con nomi improbabili. Vabbè, non è che quello di adesso sia più semplice. Adesso ragazzi, il suo canale che come vedete qua è Prophecy. Esatto. Poi cambieremo pure questo tema. No, non è vero. Non è vero. Comunque, ragazzi, siamo qui oggi come d'appuntamento con lui, perché siamo presi appuntamento per parlare di un prodotto che sembrava doveroso farlo da parte di Gigabyte. Che come vedete adesso, questo portatile è uno spettacolo. Sono troppo felice. Ho detto, no, ragazzi, devo assolutamente farci un video. Perché, ragazzi, mi ha salvato la vita questo periodo. Soprattutto il periodo questo che sto viaggiando, quando sono a Milano, ritorno in treno, è fondamentale. Come si chiama prima di tutto? Si chiama Aero 14 della Gigabyte, potentissimo. Cioè, sembra. È un po' che lo utilizzi comunque, hai avuto modo sì, di provarlo. Sì, ho provato, l'ho installato tutti i programmi di editing. Infatti, diciamo che per giocarci è perfetto. Però diciamo che io lo sfrutto soprattutto per l'editing e quando magari sto dentro l'hotel la sera, così se fa qualcosa, magari si gioca, si cazzeggia un po' anche con lui, magari un po' a Overwatch, un po' a sì, Rainbow. Diciamo che la cosa era nata pure perché mi avevi chiesto un consiglio un po' di tempo fa. Tu venivi da un portatile molto più grosso anche come... Mamma mia, mi avevi dato... Cioè lui mi aveva consigliato, questo è sempre... Vado, sto a far spaccare tutto. Sempre colpa sua, che ormai è passato oltre un anno. Sì. Mi aveva consigliato un portatile che mi serve. Un portatile grande, però aspetta, è colpa tua ma è anche colpa mia, perché io non avevo ancora questa bestiolina qua dietro, che pure questa è ora quasi da aggiornarla, ma mi serviva un computer fisso, che non avevo la postazione. Sì, diciamo quelli che si chiamano desktop replacement, cioè un portatile però finto, diciamo, finto. Perché è più un fisso. È più un fisso, perché comunque era un 17.3, cioè era enorme, oltre ad essere un 17.3 era poi pesantissimo, sa, 4,3 kg, cose del genere. Cioè in treno ci ho lavorato una volta, ho appoggiato sopra, occupava sia lo spazio mio che quello di quello a fianco. Ho fatto spostare quello a fianco, certo. Ho detto, scusa, risposti un attimo, devo prenotare due posti dentro tre. La figata dell'Aero 14, che poi ho avuto modo di recensire anche io in passato, solamente questo è quello nuovo con infatti, la... infatti l'ho visto sul canale tuo. Esatto, solamente questo è il modello nuovo con la GTX 1060, li hanno aggiornati con le schede grafiche dell'Nvidia nuove. La figata, ragazzi, è che pesa poco, è sottilissimo, vedete alle immagini. Guarda, fai vedere quanto è sottile, sì, rispetto a... Però raga, cioè guarda quanto è fino, è piccolo, guarda. Io c'ho la mano piccola e non è è un mano piccola, non è vero. C'ho la mano piccola, oh. Ma che stai dicendo? C'ho la mano piccola. Sì, ma è tozza però, cioè, è tozza, mo è un altro discorso che è tozza. Pure io c'ho vabbè, no, quello non è piccolo ed è tozzo. Basta. No, questo non lo metto io. Come lo metti? È una cosa seria, non possiamo parlare di queste cose. Stiamo a parlare di un computer serio, smettiamo a parlare di tozzaggine. Tozzaggine. Comunque così, guardate che monitor. Esatto, il monitor è un 2K IPS, è molto bello, estremamente luminoso, insomma è una figata. È molto più piccola la diagonale rispetto al portatile da cui venivi. Sì. Indovinare qual è? 14, quindi è un 14. È un 14 e comunque è bello potente, diciamolo, è cioè potentissimo. Ci si può giocare, ragazzi, tranquillamente. Ragazzi, non è neanche l'SSD, c'ha l'M2. Sì, l'M2 da 512 GB, il modello nello sì, specifico il mio, che hai preso tu, ma poi oltretutto monta un Intel 7700HQ e 16 GB di RAM. 16 quindi, giga, insomma, cioè è come il mio. Cioè il mio fisso c'ha 16 giga di sì, RAM. Va come un fisso di buona qualità. E poi è potente, potente. Ovviamente, ragazzi, il link del prodotto si trova qui in descrizione. Ho fatto un link a Amazon. Se vi può essere utile, perché magari state cercando un portatile piccolo, comodo e potente, perché questo è veramente potente, questo potete giocarci, editare. Cioè, renderizza un video, non sto scherzando, ho fatto una prova. Un video da 1 giga in 9 minuti. E perché il mio fisso un giga lo fa in 10 minuti, 9 minuti, uguale più o meno. Comunque, cioè, stiamo a parlare di un fisso ed un portatile che è una caccoletta così piccola, cioè, assurdo. Bravo, bravo. Vabbè, ma per chi volesse acquistare questo portatile, insomma... Per chi lo volesse acquistare, ovviamente ci sono i link in descrizione sia del referral di Amazon dove potete comprarlo, sia del canale di Kernan, Prophecy. Ah, aspetta, noi abbiamo detto una cosa. Vi ricordate sul video, mi sembra quello che ho fatto vedere al microscopio le cose del bagno? Su quel video ho detto che volevo vedere un computer vecchio dentro, smontarlo e vederlo dentro. E io ho la soluzione per te. E lui ha la soluzione, ragazzi, al computer della sorella, lui me l'ha parlato, mi ha mandato una foto.
Cioè, io penso tanto che tanto perché trattiamo di hardware sul canale, mia sorella c'ha un computer nuovissimo. Sì, c'ha uno dei primissimi computer che ho montato, ragazzi, sarà di 15 anni fa, una roba del genere. Sì, però forse 15 no, ma 12-13. Tu mi devi far capire, ma dove abitate? In campagna? Cioè, sì, dentro ci sta un po' di secondo me troviamo pure animali, troviamo insetti morti, qualcosa troviamo lì dentro, perché c'è troppo, oltre alla polvere, perché la polvere penso proprio... No, è stata una casualità, l'ho aperto dopo tantissimo tempo che non ci mettevo le mani sopra, mi è venuta l'idea in mente. Bravo, bravo. Quindi, utilizzeremo quello, però, per fare questo video, ragazzi, dovete lasciare almeno 10.000 like su questo video, condividetelo, fate quello che vi pare. 10k. Ok, ragazzi, vi ricordo il link in descrizione se siete in... Giovanotti non potrebbe mai dirlo sta cosa del genere. Comunque ragazzi, vi ricordo, link in descrizione, se siete interessati ovviamente potete andare lì perché c'è il mio referral con due R. Passate anche sul canale di Kernan's Prophecy, che c'è dei video senza S iniziale. Prophecy, ha detto? Prophecy. Ah, no, perché ha detto Kernan's, vabbè. Comunque passate il link in descrizione anche sul canale di Kernan Prophecy. Bravo. Perché ogni volta devo dire nome di... un canale, un nome più semplice mi trovi per canale tuo. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like così posso sapere se vi è piaciuto o no. Ringrazio Kerdan per la disponibilità, perché queste riprese... Oh, mortacci tua! Te lo ringrazio. Mortacci! Abbiamo già fatto un video a casa mia, non so, pure qualcuno... gambe, così. Like per quelli che si ricordano il video che ho già fatto un brazzo tempo fa in camera mia, in dove ho gonfiato le botte, ti ricordi? Ogni cosa, ogni parola faceva, oh bello, sembrava Cannavacciolo, mi sembrava. Comunque, vi saluto, vi ringrazio, vi do un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Bello. Ciao.